I segnali c'erano stati nelle scorse ore, adesso la commissione bilancio dell'ARSA ha bloccato il progetto avanzato dal presidente della regione Crocetta di finanziare l'assistenza dei disabili gravi aumentando le tasse. In sostanza i componenti della commissione hanno rispedito all'utente la proposta, chiedendo invece di rimodulare i diversi capitoli di spesa per recuperare lì i fondi destinati all'assistenza. Un passaggio non da poco, al di là dell'argomento specifico, perché si chiede una riscrittura di buona parte delle norme già abbozzate per la finanziaria ancora al palo. L'indicazione della Commissione Bilancio dovrà adesso essere valutata dalla Giunta regionale, poi tornerà in Commissione, dove entro giovedì la finanziaria dovrebbe essere approvata e predisposta per i successivi passaggi prima del dibattito in aula. Ma i nodi da sciogliere sono ancora tanti, a cominciare da quello delle entrate non considerate certe. 165 milioni che il governo dà per assodati perché derivanti da una parte dell'accordo con lo Stato e dalla vendita di alcuni immobili al fondo pensioni. Per la Commissione però sono al momento 165 milioni virtuali.